Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una favola. Con la pancia piena è chiaro che si combatte meglio. Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo e non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Mentre che si aggiravano, come si aggirò il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morto nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Siamo presentati all'elezione con una lista difensiva, priva di identità, incapace di suscitare emozione, passione, non discussa nel partito, dal quale al contrario salivano grandi preoccupazioni, pesanti perplessità che sono rimaste per
capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti, stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa, quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio e poi incominciarono a fare il conto all'incontrario, come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. 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 Gentili signori, comincia la rivoluzione.